Ah, finalmente torno a casa. Cavolo, ho scavato così tanto ferro, potrò farmi le pareti. Oh, il giornale, vediamo un po'. Ma le solite notizie, le leggerò dopo. Spero che mia moglie mi abbia fatto quella merenda che mi piace tanto. Toh, eccola qua, la mia MRE. Ah, bello questo libro, lo leggerò dopo. Ora vado sopra, ma cos'è questo rumore? Ma c'è qualcosa fuori? Non male che Ignazio mi ha messo la finestra, almeno da un'occhiata. Ma si avvicina. Oh no. Oh no, dai, 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 amico, ci ho messo così tanto a fare la casa. Ti prego, no. No, 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 non farlo, non farlo, non farlo. Salve a tutti ragazzi, qua è Emanuele Bundici e benvenuti in questo nuovo video. Video di Antarned, come potete vedere. E accanto a me ci sono due carri armati. Esatto, è appena uscito l'update 3.15.6.0, dove il nostro caro sviluppatore ha messo questi due favolosi carri armati. Wow, oltre ai carri armati ovviamente ha messo altre cose, ma ci concentreremo su questi, ovviamente non trascurando neanche le altre. I carri armati sono soltanto due. Sono soltanto questi due, come vedete. Uno verde e uno camo. Per l'operazione nel deserto. Allora, quello verde si trova in Pei e si può trovare tranquillamente, l'ho trovato anche al ponte. Questo qua probabilmente è di Washington, quindi si troverà nella mappa Washington. Sono veramente fighi come cose. Si rompono picchiandoli, ma li fai pochissimo danno. E ora però andiamo a vedere che danni fanno. Prima cosa montano queste munizioni, i missili, come vedete. Questi qua. Tank magazine. E proviamoli. Ho preparato due bersagli laggiù davanti. Uno di legno e uno di ferro. Prima proviamo quello di legno. Allora, il carro armato ha due posti. Uno per il guidatore, dove può guidare, ovviamente. E poi uno per la torretta. Per player che sarà l'addetto a sparare. Ok, proviamo. Miriamo col tasto destro e proviamo il carro armato sul bersaglio in legno. Wow, devastante. Si ricarica ovviamente pigiando la R. E ora proviamo il proiettili sul bersaglio in ferro. Ovviamente anche questi colpi hanno la calata, dopo vi farò vedere. Proviamo. Come avete visto, il bersaglio è ancora in piedi. Probabilmente un po' danneggiato, ma è ancora in piedi. Proviamo a sparare un'altra cannonata. E al secondo colpo però è partito tutto. Come abbiamo visto, il potere è veramente distruttivo. Il ferro riesce a resistervi, ma soltanto per poco. Questo qua è il rumore e la velocità. Dall'interno è così. Ok, vediamo subito le prossime cose messe. La prima cosa è la nota, come c'era nella vecchia versione di Antarne dell'anno rimessa, e qua si può scrivere, come vedete io ho scritto qualcosa. Hanno messo il libro, che anche qua uno può scrivere quello che vuole. Ciao, iscriviti. Scritto malissimo. E poi hanno messo una cosa molto più utile, cioè il bocaporto, la botola, quella per quando si sale con le scaline, che vabbè, avete visto anche voi. Ora sì, si possono colorare le clot con i flare. Ma questo non ve lo farò vedere. E questo è quello che hanno messo, un update secondo me abbastanza figo, molto figo. Ok ragazzi, questo era il mio video su Antarned, su questo nuovo aggiornamento, spero che vi sia piaciuto. È un video molto veloce, è un video che vi ho fatto vedere più o meno tutti gli aggiornamenti. Quindi qua da Emanuele Bundici è tutto, alla prossima.